Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Civilization 6. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. E a proposito, dove ci siamo lasciati? Cioè, nel senso, io dopo aver registrato quella sfilza di episodi uno dietro l'altro, non ho avuto più modo di entrare nel gioco, di registrare altro, e quindi non mi ricordo assolutamente più nulla. Che dovevamo fare? Cioè, io qua vedo che ci stanno dei barbari che stavano attaccando sta città, ok. E forse, se non sbaglio, ci stavamo organizzando qua sopra per attaccare gli americani? Sì, ok, avevamo già messo i soldati, la catapulta, qua ci stavano altre truppe, ok. C'era qualcuno che doveva ancora salire per caso? Non mi sembra. Ok. Sì, qua sotto che ci stavano tipo 1000 barbari. E abbiamo solamente sti balestrieri che sono leggermente... feriti, quindi adesso magari li facciamo curare. Però sono curioso anche di vedere qua sotto da dove arrivavano tutti quei barbari, che ancora non l'avevamo capito. Forse stavamo facendo anche un esploratore, l'avevamo già fatto. Sì, qua c'è pure l'esploratore, lo scout, che dovrà esplorare un po' tutta sta mappa per capire effettivamente se ci sta qualche risorsa, insomma, se c'è qualcosa di interessante. E a sto punto fatemi vedere qual è l'unità che attende. Iniziamo proprio da qua. Potremmo già attaccare, giusto? Però questi non sono full vita, questi sì, ma non lo so ragazzi, che dite, iniziamo a dichiarare guerra? Cioè, nel senso, prima di dichiarare guerra fare la leva militare, paghiamo e prendiamo il controllo di tutte le unità della venta, ok. Sì, possiamo anche uscire da questa schermata, a posto. Però le possiamo controllare dal turno successivo. Abbiamo dei balestrieri, spadaccini. Questo è un costruttore, ma non penso che ce lo possiamo prendere noi. Ok, questi sono dell'America. E non abbiamo altro noi? Aztechi, abbiamo dei balestrieri qua? Che ci fanno dei balestrieri qua sopra? Forse sono sempre questi qua della venta, me li dà come miei adesso. Onestamente non lo so. Sì, Aztec, ok, sicuramente erano della venta. Vabbè, dai, sono due balestrieri e degli spadaccini. Ci torneranno decisamente utili per poter attaccare eventualmente questa città. E sì, a sto punto, ragazzi, dichiariamo guerra? Non lo so, che dite? Iniziamo fin da subito? Abbiamo questi spadaccini qua che... Facciamo una cosa, per questo turno saltiamo. Così nel frattempo quelli si recuperano un attimo e al prossimo turno attacchiamo. Ah, sta catapulta mi può attaccare questi. Vediamo di fare fuori sti barbari qua in zona. Poi possiamo attaccare anche con la città? Credo di sì, credo, non ne sono sicurissimo. No, vabbè, per il momento tu guarda, fai un fortifica. Forse già avevamo attaccato con la città, boh, non ne ho la più pallida. Abbiamo recuperato la produzione perché non siamo riusciti a costruire l'oracolo. Okay, apposta. Ah, qua sono spawnati. Cos'è? Un grande generale, ok. Ci stanno dei costruttori. Dobbiamo fare fuori sta cavalleria nel caso. Con la catapulta continuiamo ad attaccare. Ci facciamo fuori sti balestrieri che ci stanno saccheggiando il mondo e più, sti maledetti. Ok, e questi li abbiamo eliminati. Ora, la città non può fare nulla. Sembrerebbe di no. Tu dovresti andare ad esplorare automaticamente, grazie. Voi magari fate un fortifica finché non guarita. E questi, per l'appunto, iniziamo a farli salire. Li portiamo direttamente tipo qua? Sì, perché no? Tipo anche questi. Che fai? Fai scendere qua? E se li attaccano? Non lo so. Per il momento li farei scendere qua. Dovrebbero stare comunque abbastanza al sicuro. Questi li portiamo qua. Ok. Siamo pronti? Sta galea? Ah, è una galea della venta? Abbiamo pure la galea? Ok. Guarda. Esplora, fai un po' come vuoi. Ah, maledetto, dovevamo dichiarare guerra. Vabbè, facciamo al turno successivo. Al turno successivo dichiariamo guerra. Nel frattempo questi si spostano un attimino. Ecco, quelli si sono allontanati, così abbiamo un'unità alla volta. Questa dovrebbe recuperare un pochettino. E adesso si dichiara guerra, signori. Appena tocca a noi, dichiariamo guerra. Qua, naturalmente, no, aspetta, che stai? Dove stai andando? Ma
Non volevo fare l'esplorazione automatica. Ma niente, guarda, se è andata per i fatti suoi quella. Doveva attaccare e se ne va. Ma poi, dove è andata a finire? Ma mi scusi, ma annulla stazione. Ok, tocca a noi, signori. Guerra. Guerra a sorpresa. Aumentato del 50%. Caos belli. Allora, se andiamo a dichiarare una guerra in questo modo, la bellicosità è spropositata, mentre se andiamo a dichiararla in questo modo, è evidente. Immagino che spropositata sia leggermente di più di evidente, no? Quindi facciamo che dichiariamo una guerra formale. Questa mossa scatenerà una guerra con America. Dichiara guerra, che stiamo a fare? Se devo scegliere tra giustizia e pace, non posso che scegliere la giustizia. Va bene, come desidera. Adesso forse guadagniamo anche un po' meno perché avevamo tipo qualche scambio con lui, forse, qualcosa del genere. Beh, ne approfittiamo intanto e iniziamo ad attaccare. Facciamo danno. Già praticamente questi ce li siamo eliminati con i balestrieri. Riusciamo ad attaccare anche con questi, non sarebbe male. Ha uno sputo di vita? Vabbè, dai, dovremmo comunque riuscire a resistere. Mentre questi iniziano ad attaccare la città. Sì, assolutamente dobbiamo attaccare la città. Questi magari li spostiamo un attimino qua sopra. Facciamo. Eh sì, facciamo così, dai. Attacchiamo con la catapulta questi, così gli facciamo un po' di danno. E qua, signori, inizia una guerra che non finirà più, immagino. Spostiamoci qua. Prendiamo eventualmente l'aggro nel caso. Mentre sto spadaccino pure potrebbe scendere, come potrebbe attaccare questo. O catturarlo? Lo catturiamo? Che succede? Non l'ho ben capito che cosa è successo. E questo non lo so. Facciamo la serie, tanto appartiene alla lenta, quindi nel caso dopo 30 turni sparisce, quindi sti cazzi. E avviciniamo questi. Ok, possiamo passare al turno successivo. E Cincinnati dovrebbe cadere a breve, cioè nel senso, non ha neanche le mura, quindi non potrebbe neanche attaccarci teoricamente. Sti cazzi, qua ci stanno dei cavalieri che attaccano gli spadaccini, molto probabilmente questi spadaccini moriranno, però ci servono come diversivo. E a noi va bene anche così, la venta sì, subirà un po', però serve a questo. Dove stiamo andando? Vedete, ma perché sta cosa? Ma io vorrei ben capire sta cosa. Perché se n'è andata al di fuori delle mura? Qua ci sta comunque un campo barbarico. Ecco perché abbiamo subito tutti questi danni. Io non volevo, però, visto che siamo qua. Scusa, vado a un certo punto. Ok. Ma perché mi sta aprendo tipo un casino di cose? Mi scusi, ma possiamo farla finita? Scegliamo la produzione, sì. Produzione che dobbiamo scegliere in questa zona. L'attrattiva non ci serve, le abitazioni ci stanno. Quindi, boh, facciamo un'altra catapulta? Un balestriere? No, farei una catapulta, onestamente. Visto che stiamo attaccando le città, la catapulta ci potrebbe stare. Anche qua siamo a posto con l'attrattiva, con le abitazioni per il momento, quindi anche qua potremmo fare una catapulta, anche se richiede più tempo. Come potremmo andare a realizzare? No, facciamo una catapulta, dai. Perché sì, la quadrireme, ste robe, va bene, però catapulta al massimo quando sblocchiamo i corsari, poi facciamo qualche corsaro che era un'unità davvero niente male. Qua pure possiamo andare a realizzare qualcosa e anche qua fare un'altra catapulta. Facciamo un fottio di catapulta a sto giro, signori. Saliamo con sta catapulta. Saliamo anche con questi, eventualmente. Se riesco a salire ancora di una casella con questa, lo faccio. Apposta, ci sta la strada, quindi immagino sia anche per questo. Per il momento qua non possiamo fare molto altro, quindi attacchiamo. Attacchiamo in questo modo. Là sono arrivati dei cavalieri. Io non ho capito sto spadaccino che ha fatto, se l'ha catturato, se l'ha eliminato, non lo so.
Attaccherei. Attacchiamo perché dobbiamo difenderci da sti cavalieri. Insomma, magari prima forse era meglio fare così. Però volevo essere sicuro di eliminarli perché questi sono tosti. A posto. Sta truppa l'abbiamo buttata giù. Con la catapulta non possiamo attaccare. Con questo non possiamo attaccare. Con questo già abbiamo attaccato. Però teoricamente possiamo fare sbarcare loro qua. Che immagino non possano attaccare in questo turno. L'unità che attende chi è? Il commerciante. Ah, ecco cos'era. Il commerciante mi farà una rotta commerciale. Con la venta? Ma perché no, dai. Inizia la rotta. Che tra parentesi, io quella con Toronto. Le truppe. Ah, vabbè, si figuri. Allontanavo le truppe, sì, perché se non sbaglio gli avevamo detto: no, guarda, le truppe sono qua di passaggio. Mica mi sto organizzando per farti in agguato. Tranquillo, non ti preoccupare. Produzione recuperata, è a posto. Meraviglia completa. Sconfitta. Pedro. Mi scusi, chi è Pedro? Quando è stato sconfitto sto Pedro? È quello là che ci stava qua? Può essere, può essere. L'unità che attende. Sono questi. No, guardi, io però non li voglio fare morire malissimo. Facciamoli imbarcare. Facciamoli imbarcare e passiamo al turno successivo. Cioè, perché dobbiamo fare morire delle truppe, anche se sono, che non sono nostre, sono di lamenta. Scusi, perché le dovremmo fare ammazzare malissimo? Ci servono come diversivo, sì. Ma fino a un certo punto. Che sta succedendo? Perché lagga? Non lo so. Vabbè, questi si sono imbarcati, questi stanno scendendo qua. Però giustamente la venta li attacca. Grandissimi, grandissimi. Fategli danno, cercate di eliminarli. La venta vuole costruire da queste parti qua. Forse si allontana del costruttore temendo di perderlo. Catapulta. Io onestamente a sto punto li faccio attaccare qua. Dobbiamo in qualche modo difendere ste zone. Obbligatoriamente. E fai un attacco a distanza su questo. Lo eliminiamo per caso, sì, l'abbiamo shottato, a posto. Produzione che possiamo scegliere qua a Rio de Janeiro. Potremmo fare un cavaliere, visto che non ne abbiamo e magari ci serve un'unità un po' più veloce, lo farei un cavaliere onestamente. E possiamo inviare un emissario. Io lo invierei, come detto, a Toronto, perché comunque qua siamo noi sovrani e non penso che qualcuno possa contrastarci, mentre a Toronto un emissario lo invierei volentieri. Quindi conferma posizionamento e l'unità che attende sono questi che possono continuare ad attaccare i cincinnati. Beh, sono delle città senza mura alcune, insomma, cioè questi hanno tutte quante le mura, questa qua non ce l'aveva, fortunatamente è quella vicino a noi, quindi la possiamo buttare giù tranquillamente perché sì, la butteremo giù. E a proposito, ma con i punti, punteggio come siamo messi? Montezuma 222, quindi arriveremo tipo secondi, perché questo adesso lo buttiamo giù. Questo sarebbe figo se fossero i romani. Sarebbe decisamente figo. Cioè, lo buttiamo giù, nel senso ci vorrà un po' di tempo, però stiamo recuperando perché attualmente siamo terzi, quindi a posto così. Unità che attende sono questi. No, io attaccherei onestamente quasi con loro. Facciamo così. A posto. Questi me li sposto qua. Hanno una promozione disponibile, bene. Questi faccio fare un fortifica finché non guarita, gli facciamo recuperare un attimino le forze. Per il momento con questi non vorrei attaccare, quindi magari attacchiamo con i balestrieri. Il problema è che molto probabilmente ci attaccheranno con sti cavalieri. Catapulta. Attacco a distanza. E niente, si è addormentata la catapulta. Ok, dai, forza. A posto. E questo dovrebbe fare parecchio danno. Sì, un po' di danno l'ha fatto. Beh, immagino che fra 2 turni questa città cade. L'unità che attende sono questi. Boh, li farei quasi risbarcare qua, così li mettiamo un attimino in fortifica dopo, finché non guarita. Questi qua facciamo un fortifica. Adesso questi sbarcheranno, sicuramente ci attaccheranno. I balestrieri, speriamo di no. Nel caso devo buttare giù prima loro. E passerei sì al turno successivo. Questi si avvicinano. Piano piano dovremmo riuscire a fare qualcosa. Siamo un po' sotto con loro, ma perché giustamente abbiamo comprato ste unità, comprato, affittato, insomma, quello che
Già tocca a noi, non abbiamo questo qua sopra che, boh, guardi, non è che può fare tantissimo. Vai a, fa così, una passeggiatina tipo così, la possiamo fare? A posto, magari scopriamo qualche nuova civiltà. Questi li facciamo sbarcare qua se riusciamo. Turno successivo. Questi non ho capito ancora che vogliono fare. Chi ha attaccato chi? Questi chi sono? Ah, ci hanno attaccato via mare? Ma possono attaccare via mare? Ok, perché a me non è riuscita mai una cosa del genere? Hanno recuperato salute. Ah, iniziano ad essere un po' troppo insistenti. Forza, facciamo fuori st'accampamento, maledizione. Ok, e là teoricamente barbari non ne dovrebbero spawnare più per il momento. Con questi scendere qua sotto perché io ancora non ho ben capito da dove arrivano sti barbari, ci sarà un altro accampamento. Dobbiamo poi eliminare anche sto pericolo barbari dalla faccia della terra. Qua attacchiamo con la catapulta Cincinnati. E poi possiamo fare decisamente più danni adesso. Facciamo così. Promozione disponibile. Farei questo. Sì, facciamo questo, dai. Anche questi dovrebbero avere una promozione. E anche con loro farei questo. Questi qua si stanno fortificando. Questi qua li facciamo attaccare. So che potrebbero subire dei danni, però riescono comunque a difendersi in un modo o nell'altro. Questi li facciamo sbarcare. E dai, sì, penso che al prossimo turno dovremmo distruggerli, o quasi. Tu continua. No, di qua non puoi andare più da nessuna parte. Torna indietro, dai, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. La venta continua ad attaccare sti maledetti che navigano nelle nostre acque. Molto probabilmente cercano di conquistare quel costruttore. Qua ci attaccano la catapulta. Questo è un problema perché sta catapulta non la dovevano attaccare così. Efesto un saldo fece smisurato scudo. Ivi scolpite avea due belle popolose città. Insomma, abbiamo sbloccato la bombarda. Ok. E la prossima ricerca matematica. Ci aumenta le cose navali qua. L'edificio, abbiamo le mura medievali, la cartografia e la balistica. Che facciamo il cannone da campo. Onestamente andrei di balistica. La produzione che andrei a scegliere qua. Ora, giustamente per queste robe ci mancano robe che ancora non abbiamo, tipo il salnitro. Dovremmo andare a recuperarlo da qualche parte, ma adesso vediamo un attimino. Per il momento. Per il momento potremmo andare a realizzare, che ne so, un altro commerciante, beh, relativo, un costruttore, un colono. Facciamo un costruttore, così se ci sta del salnitro da qualche parte ce lo andiamo a prendere. Poi, qua possiamo realizzare pure un costruttore, facciamo un paio di costruttori. Mentre sta catapulta, cioè qua nel senso, qua abbiamo fatto l'altra catapulta, forse sì, perché avevo messo in coda anche una catapulta qua in zona, credo, boh, non lo so. Non la possiamo più realizzare la catapulta? Ma mi è ritornato la produzione? Non penso. Ok, che possiamo fare? Niente, non possiamo fare nulla di interessante se non che un balestriere. Va bene, ok, sì, dobbiamo essere in un territorio amico, ma per il momento non siamo assolutamente in un territorio amico, quindi attacchiamo e vediamo se riusciamo a conquistarla in questo turno. Beh, questa è la promozione, gli diamo la promozione così recupera anche PV. Dai, che cos'è? E con questi possiamo attaccare. Adesso magari attacchiamo anche con gli spadaccini, vediamo se riusciamo. Però aspetta un attimo perché qua c'è un costruttore. E che fai? Ne approfitti? Fai una formazione di scorta e attacca. Ma tipo decisamente.
a posto, questi li avviciniamo, quelli per il momento li continuiamo a lasciare là. Sta catapulta è in pericolo, io ci provo, almeno recuperiamo un po' di oro. Ma tu guarda, guarda questi che giro hanno fatto, che vogliono attaccarci. San Paolo? Sao Paolo? Insomma, San Paolo, quello che è. Io devo attaccare anche con gli spadaccini. Perché non hanno attaccato gli spadaccini? Non mi ha dato il turno degli spadaccini, maledizione. Qua ci abbiamo del ferro. Niente, sta catapulta farà una brutta fine. Ho st'impressione. Siamo circondati. Vedete, vedete, ci sta un accampamento. Immaginavo. Noi subiamo più danni. Chi attacchiamo? Attaccherei loro quasi. Sta catapulta morirà male, lo so, però almeno un po' di danno dovrei riuscire ad arrecarla a questi. Torniamo indietro. Facciamo così. Va bene, dai, direi che siamo pronti per conquistare sta città, signori. Facciamo così. Facciamo così. Attacchiamo anche con sta catapulta. Non la conquisto, ragazzi, la brucio direttamente. E teoricamente è più che sufficiente per poterla conquistare, no? Cioè sì, non ci sta più nessuno, dai, buttiamoli giù quei quattro gatti che restano. Conquistiamolo, ormai è tipo in fiamme, è completamente distrutta. Tieni la città assolutamente nuova, radi là al suolo, non mi interessa minimamente. Come punteggio? Ancora non si aggiorna, forse si aggiorna dopo? Non lo so, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che adesso chi attacchiamo? Hanno tutti quanti le mura. Attualmente sono tutti quanti con le mura. Quindi una vale l'altra, direi. Fatto sta che ha davvero un botto di città ed erano tutte collegate. Guardate, erano tutte collegate queste città. Ha sfruttato il territorio in una maniera incredibile. Io non capisco come hanno fatto a sopravvivere questi qua, che praticamente non c'è nulla. Magari qua sì, possono pescare, ma qua non ci stava cibo, non ci stava niente. Eppure, sono riusciti a ottenere forse del grano da queste parti, non lo so. Va bene, dai, in un modo o nell'altro se l'erano cavicchiata, ma noi li abbiamo distrutti, anche perché erano vicino a noi, quindi che fai? Li lasci stare vicino a noi? Assolutamente no, li butti giù, li elimini. Procediamo verso Boston, che forse è la più vicina, no? Comunque, la produzione che possiamo scegliere qua, direi di fare un balestriere, anche perché non abbiamo molto altro, e qua ci stanno gli scout, che magari vorrei eliminare in caso. E questi, sì, come detto, li facciamo salire verso Boston. Spadaccini non possono fare un granché. Questi li spostiamo di qua. Quelli ancora sono in fortifica. Guarda, io sto costruttore, però qua a me non è che mi interessa, quindi lo farei scendere onestamente. E vediamo se ci sta magari del salnitro. Maledizione, la catapulta è andata, signori. Hanno distrutto la catapulta, purtroppo. Maledetti barbari. Stanno distruggendo sta città. Stanno facendo in modo proprio di distruggerla sta città. Allora, io quasi farei una cosa, tornerei indietro e la trasformerei in bombarda. Così, giusto per avere una struttura, un soldato, qualcosa, una truppa, un qualcosa di più forte rispetto alla catapulta, che ormai è abbastanza vecchiotta per i nostri standard, e poi saliamo con ste truppe. Qualora lui mi dovesse chiedere la pace, se mi fa una buona offerta, potrei anche accettare e poi gli dichiaro tipo subito una guerra a sorpresa, però voglio tante monete d'oro direttamente. Cioè non per turno, ma proprio in maniera diretta voglio un botto di monete d'oro. Con questi continuo a salire, anche se a breve, ragazzi, ci salutiamo comunque, perché non vorrei fare dei video troppo lunghi e vorrei registrare qualche episodio di seguito, visto che sto trovando un po' di tempo. Quindi magari andiamo a registrare tipo un 3-4 episodi di fila, vediamo, vediamo.
Qua potremmo fare grido di battaglia. Perché no? Passiamo al turno successivo. Ok, questi scendono. Dovrei andare alla ricerca effettivamente del Salnitro. Io dovrei averlo sbloccato, sto Salnitro, immagino. O forse no, non lo so. Aia, aia. Ecco, qua mi sa che c'hanno i moschetti. Qua c'hanno i moschetti e questo potrebbe essere un problema. E allora, possiamo avvicinarci? Mi scusi, una cosa del genere la possiamo fare? E se faccio così? Cosa succede? Saccheggia strada? Ecco, ok, questo mi dà 50 di salute e quindi facciamo in questo modo. Poi, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Dobbiamo attaccare Boston tipo subito. Facciamo così. Questo va bene. Mentre questa deve salire. E il più velocemente possibile. Quindi si sbrighi. Segua la strada e salga. Spadaccino. Lo spadaccino. Possiamo portare qua? No, per il momento no. Mentre sto balestriere può iniziare ad attaccare. Forza, iniziamo a fare danno alle truppe qua in difesa. Se hanno moschetti so tosti, però in modo nell'altro dobbiamo fare. Allora, questi si stanno avvicinando, quindi boh, attacchiamoli. Prima che ci attacchino loro, attacchiamoli noi. Così nel caso noi ci difendiamo e dovremmo eliminarli al prossimo turno, subendo eventualmente anche meno danni. Ora, io quell'accampamento l'ho buttato giù, però non so se ne possono creare un altro, quei barbari. Immagino di sì. Aia, aia. Sono tosti. Fanno un fottio di danno, però adesso facciamo salire gli spadaccini che ci daranno una mano. Tipo così. Ok. Facciamo salire anche questi. Li portiamo qua. E iniziamo ad attaccare, signori. Continuiamo qua con l'assedio. Questi non possono fare nulla, quindi fai un fortifica finché non guarita. Almeno subiscono i danni loro che già sono feriti. Questi pure non possono fare un granché, quindi li spostiamo magari avanti. Forse non ci arrivavano con la traiettoria o l'attacco. Adesso vediamo di risolvere il problema. Ecco, possiamo fare anche una cosa del genere, giusto per non perdere le truppe. No, 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 che giro stai a fare? Annulla, annulla. Ma perché fanno? Non vigila. Vabbè, stessa cosa. Vorrei fare un annulla, possiamo annullare? Ok. Facciamo salire questo magari. Questo lo farei salire. Ma perché fate sti giri abnormi? Per quale motivo? Non potevate andare dritto per dritto, io dico. Unità che attende sono sti spadaccini e attaccherei la città. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Dai, dai, su via. Un po' di danno dovremmo riuscire a dare, caro. Fortifica finché non guarita. Questi si sono recuperati, quindi li facciamo salire. Ecco, qua ci sta del Salnitro. A posto. Quindi quella zona quasi quasi la potrei anche tenere, volendo. E questi facciamo eliminare questi spadaccini. A posto. Qua ci abbiamo dell'argento. Passerei al turno successivo. Farei l'ultimo turno, ragazzi, e poi davvero ci salutiamo e ci rivediamo nel prossimo episodio. Vediamo che cosa combinano. Attaccano gli spadaccini che subiscono un botto di danni, quindi adesso magari facciamo un cambio, perché no? Potrei fare un cambio volendo. Anche se potrei fare salire forse la bombarda qua e attaccare dopo con la bombarda. Questi riescono a fare tipo un cambio strategico? Tipo così? E tipo così? Ottimo, ottimo, mi è piaciuta questa. E questi li portiamo qua. Questi non possono attaccare, questi però sì, quindi attaccate. La bombarda immagino che non può attaccare, lo farà al prossimo turno. Questa la portiamo qua. E nel prossimo episodio, ragazzi, ci andremo a conquistare pure Boston. Piano piano, una città alla volta, distruggeremo l'America. L'unità che attende qual è questa? Ok. E attaccherei questi. Prima che ci attacchino loro, li attacchiamo noi, così ce li togliamo da mezzo ai piedi. Mentre questi spadaccini possono fare qualcosa, guarda che giro che vanno a fare. No, per il momento fai un fortifica e basta. Altra unità che attende? No, sta laggando male. Ok, sì, avevamo quest'altra unità che attende.
fortifica finché non guarita, così recuperiamo un attimino e poi vediamo di fare fuori anche quell'accampamento là sotto. Qua ci sta per caso adesso il nitro? Fatemi dare un'occhiata, abbiamo adesso il nitro in zona? Cercasi sal nitro. Ci sta del sal nitro qua, ma non è in zona. Qua potremmo prendere del bestiame, ma non ci interessa. Nulla, veramente non c'è del sal nitro da queste parti. L'unico punto dove sta del sal nitro è qua. Dov'era? Qua. Quindi Washington magari ce la teniamo. Ce la teniamo, non la distruggiamo. E ci prendiamo per l'appunto sto sal nitro che ci serve decisamente. Quindi dopo Boston magari attacchiamo Washington, poi Los Angeles e poi saliamo verso New York e infine Philadelphia. No, c'è sta Philadelphia e poi pure Atlanta addirittura. Addirittura, a meno che Atlanta è una città-stato? No, è sempre americana, quindi cioè non si sa mai, magari è un'altra città-stato chiamata Atlanta, invece no. Ok, ok. Qua abbiamo un altro balestiere della meta che probabilmente è stato spawnato adesso e noi non lo possiamo sfruttare. Ma ragazzi, dai, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo, come detto, ci attacchiamo a Boston, cioè continuiamo ad attaccare Boston, lo eliminiamo, abbiamo anche la bombarda qua, quindi faremo parecchi danni. Poi ci spostiamo su Washington, ci prendiamo il sal nitro, magari sto costruttore adesso lo fermo nel villaggio qua nella città, giusto per stare tranquilli che nessuno ce lo rubi. E a posto così, qua potremmo fare una fattoria, qua abbiamo del tabacco, ma insomma non è che ci serva poi più di tanto. Dunque io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!